Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Smash Legends. Arriva a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se non è, lasciare hashtag Smash Legends con sotto i commenti per ricevere un cuoricino. Passare al nostro Discord, passare alla nostra pagina di Twitch e andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Assolutamente, oggi cosa andiamo a fare? Intanto ci apriamo tutte le cassettine che ci abbiamo perché magari ci piacerebbe trovare il nuovo personaggio leggendario. Perché sono arrivato alla fine di questo pass e abbiamo ottenuto la skin eroe sugli allori Daki e Cigno. Però non abbiamo il personaggio, quindi non possiamo utilizzarla. Oh miseria. Allora intanto mi vado a prendere pure le cassette del pass, quelle ottenute in più, perché giustamente sono andato oltre. E ci danno giustamente pezzi per potenziare, a differenza di Brawler che ci danno delle casse vere e proprie, qua ci danno soltanto le casse coi potenziamenti, che non è proprio il top, ma noi ci accontentiamo perché comunque ci permettono di dare punticini in più e crescere prima i nostri personaggi, le nostre leggende. Ok, altra apertura e così abbiamo preso tutti questi bei 5 pezzettini di un po' di personaggini. Ma a noi ci piacciono le casse grandi. Allora, 3400 cassettona, vediamo un po' se ci capita qualcosa di buono. Allora, per adesso punticini per potenziare Peter, quindi andiamo a ripotenziare il personaggio principale e di base. Ok, si parte, vediamo un po'. Kaiser, Hook, quasi potenziabile Hook, mancano qualche punticino. Dai, fammi uscire qualcosa di bello in queste poche casse che ci abbiamo, così magari facciamo pure il mega content. Vediamo un po', oppure andiamo a farci solo delle partite. Mi sa che con la fortuna di Mordughino sono solo partite, ragazzi, guardate, eh. Allora, vai così. Ok, non troviamo ancora nulla. Altri punti per Kaiser, giusto per potenziarlo. Anzi, per Kaiser, per quello principale. Ho detto Kaiser, scusatemi. Vai così, punticini. Magari ho qualche punticino in più per potenziare mai sta strega. Nulla, eh. Ok, tutte le monedine e tutti i potenziamenti. Allora, c'ho un pochino di robina da parte, perché giustamente tutti gli eventi, tutte le cosine, tutte le ceste a pizzo rimangono lì depositate aspettando di essere ben aperte. Anche il moltiplicatore di chiavi, che è molto buono. Altra cassetta sempre con i pezzettini per potenziare. Ok, possiamo potenziare anche Hook e questo è stupendo. Vai così. Altra cassettina per noi. Ok, punti di puzzle per Kaiser. Cassettina molto interessante. Speriamo che ci sia qualcosa. Monete, punti per Peter, punti per Cindy, punti per Kaiser. E niente di che. Siamo sfortunelli sempre noi ragazzi, noi riusciamo a trovare personaggi noi, stanno tutti quei personaggi noi tranne io. Non vedo l'ora di sapere come funziona con questa partner con cui stiamo appunto di Smash Legends per capire come va. Ok, anche cassettine quelle bronze proprio memme che ci possiamo trovare nelle bronze più niente scommetto. Ok, abbiamo un'altra cassettina sempre bronzina. Dai, qualcosa di buono non si può trovare più da qua dentro, niente, tutti i potenziamenti. Che tristezza, altra cassettina. Oh, mamma mia quante cassettine c'avevo da parte. Fammi uscire qualcosa, su. E niente, potenziamo tutto e di più, ma non abbiamo nulla. Quindi mega potenziamento da questo chest opening. Perché andiamo a potenziare Red, che già era grossa di suo. E diventa ancora più grossa perché prende il secondo slot talento. Quindi possiamo mettere i due talenti che ha, ci piace. Ok, poi andiamo direttamente a potenziare Peter, che anche lui sblocca la seconda abilità talento. Quindi top. Però giustamente ne abbiamo una sola, quindi ne. Ok, e poi andiamo a potenziarci anche Hook, che mi sembra giusto. Perfetto, quindi siamo livello 7 con Hook, ragazzi. Bando alle ciance, andiamo a farci qualche partitina in Battle Royale, che ci piace tanto. E giustamente con lei che adesso è bella a livello 8. Ok, vai, prendiamoci subito casse. Che bello ragazzi, dal prossimo aggiornamento non ci saranno più i personaggi doppioni all'interno delle partite. Quindi anche Dominio sarà un modo stupendo per pushare senza trovasse tre di questa red. Perché il problema erano le tre red che trovavi contemporaneamente, che ti rovinavano il gioco. Ok, questa non sa dove sono, però io non ho la tecnica carica, quindi è tutto un cavolo. Perfetto, andiamoci a prendere questa cassetta che forse facciamo cosa migliore. Ah, guarda come ci provo, guardala che maledetta. Aia. Sì, però non vale così, ragazzi, eh. Non vale. Non vale, voi per menamme a me, ma avete fatto perde tempo. No, l'ho lisciata. Pensava che saltavo la maledetta. Può essere, allora, preferirei andarmi a prendere punticini miei. E io mi stelto in volo così non sapete dove sono finito. E forse ho fatto lo sbaglio della vita, che non volevo attaccare, io volevo prendere la curetta, che se la sono giustamente fregata loro.
Ok, mi vado a prendere un'altra curetta qui giù. Molto tattico. No, l'ho lisciato. Mannaggia, jump. E mo prendo lei perché sta cercando di fare la simpatica. E quindi la butto dentro al fumetto. Cioè, piace la situazione. Non proprio al 100%, ma si può fare. L'ho lisciato. Peccato, peccato, peccato. Poteva essere subito buttato via. E invece... no, ma fregato. Ok, è finita per fortuna l'area. Ci siamo. Si sta stringendo la situazione. Preso al volo qualcuno, buttato via. Lo so che potevo prendermi quei power up, ma non interessa arrivare tra gli ultimi. Quindi converrebbe, ecco, lisciare le persone. No, quello non lo dovrei fare, però è successo. No, mi butta fuori. Sono rientrato just in tempo. Guarda che cerca di prendermi al volo. No! Oh, mi sono salvato, raga. Com'è successo? No, dai. Sì, mi ha preso. Ok, forse arrivo terzo. No, forse pure secondo. Vediamo un po'. Li lasciamo lavorare. Lasciamoli lavorare. E invece no. Gli diamo una mano. Guarda lì. Si è salvata. Da non credere. Diamogli una botta. Ok, uno l'abbiamo eliminato. È rimasta sta maledetta che ci ammazza. E vabbè, dai. Secondi. E andiamo a farci una bella partitina con la strega. Infatti abbiamo già giocato tutti quelli che abbiamo potenziato con le casse. Ok, c'è piange. Giustamente io tiro la palla da davanti che non lo prenderà mai. Ok, meglio che saltelliamo e ce lo portiamo a casa così. Magari la sfera la utilizziamo per cose più costruttive. Ok, vai, vai. No. Sta arrivando qualcuno a rompere le scatole, te pareva. Guardalo, ha aspettato con grande pazienza, me se l'è fregati e basta. Sì, mo arrivi. Niente, non lo piglio. In volo non ti prendo perché sono un pirla e si sa. Oh, me lasci in pa... niente però, ho risparato un'altra volta in aria. Oh, tu hai rotto le scatole, mo d'attacco normale. Vai così, io te prendo e te rovino. Ciaone. Vatti a fare due passeggiate carine. Ci piaci. Il problema è che così ci metto un anno. Prende una cassa. Anzi, una caramella. Oh, boom. No, liscio. Oh, ma chi è tutta sta gente che battaglia qui? Quello di prima? Quello è quello di prima, eh? Lo pigliamo? No. Qua stanno battagliando? Assolutamente no. Preso in pieno. Vattene un po' fuori, grazie. E ci rimani pure. E quelle cose non le posso andare a prendere, però. Troppo rischioso. Oh, l'ho presa al volo. Per poco andava a finire dentro a fumetto, raga. Presa. Vediamo un po'. Non ci arriva a chiapparla. Sta scappando. Perfetto. Aia, sono rimasto contro un 17 che si chiama fango. No, ha perso de fango. Niente, mi ha ammazzato. Io direi che ci possiamo accontentare così, ragazzi. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciare l'hashtag Smash Legends qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Passare al nostro Discord, passare alla nostra pagina di Twitch. E ci vediamo nel prossimo video.